Ciao a tutti ragazzi, sono Nick e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo su Tear Tales Total War, la mod di Medieval 2 Total War del Signore degli Anelli. Oggi si affronteranno i nani, comandati da me, contro gli Arad. Come vedete, c'ho i bei nanetti, truppe naniche, i lancieri. E via dicendo, sempre su e giù le stesse. Qui ci sono i tiratori di asce, poi ci sono i balestrieri, e qui ci sono addirittura quelli col piccone. Vabbè, e possiamo procedere. Oggi sarò senza cavalleria, infatti sarà un grande svantaggio, perché la cavalleria serve tanto. Infatti, Yarrad invece ce l'ha la cavalleria, e quello è un problema. E non c'ha soltanto cavalli. Come fra poco vedrete, ci avrà anche qualche altro animale pericoloso. Andiamo avanti. Fra poco la battaglia dovrebbe iniziare. E qui sto spostando le truppe, ecco. La battaglia è iniziata. Come vedete, Yarad non c'ha soltanto i cavalli, ma c'ha anche gli elefanti. Sicché è un po' un problema. Non c'ha cavalleria perché i nani non ce l'hanno i cavalli. Sicché. Però c'hanno un'armatura resistentissima. E questa è una buona cosa. I miei tiratori iniziano a scoccare frecce e ad lanciare lacce. A lanciare asce. Ecco, ce l'ho fatta. La battaglia. Mi catapulta e le mie baliste iniziano a sparare. Ora sarà una battaglia a distanza per i primi 2 minuti. Battaglia fra frecce e basta. Frecce, lance, ci sono lancieri degli Arad. E questi cavalli, sì, i cavalli, gli elefanti sono quelli più preoccupanti perché quando caricano so cazzi. E loro hanno l'unità di lanciatori a cavallo che veramente rompe. Anche i lancieri a cavallo. E questa unità. Questi arcieri a cavallo e qui c'hanno un'unità cavalleria pesante. Ecco, ora inizia lo scontro fra le nostre due unità di fanteria. Cioè, fra le nostre, no, due, fra le nostre fa fanterie. Di mezzo non ci ho fatto a spostarli, anche gli arcieri sono stati colpiti. E qui c'è la battaglia, inizia ora. Come vedete, inizio a far caricare tutto il mio esercito. Per ora la battaglia sembra alla pari. Vedo che la cavallerità di cavalleria nemica. Cioè, veramente mi ha decimato unità. Però i nani hanno una buona armatura, una buona difesa. Sicché resistono abbastanza agli attacchi. Infatti, come vedete, mi hanno diciamo più o meno circondato. Cioè, mi stanno attaccando anche dalle spalle con quella cavolo di cavalleria. Il problema è che mi stanno sia attaccando con la cavalleria e mi caricano, sia mi stanno sparando frecce di tutto, sicché sono veramente messo male per ora.
continua a caricare. Bene, ma la cavalleria continua a caricare. Qui sto molto sulla difensiva e aspetto che fanno loro il primo passo. Quando sto molto sulla difensiva aspetto loro che caricano, perché non posso fare nient'altro. Meno male che ho questi lancieri che comunque uccidono molte unità, soprattutto quelle a cavallo. Sono molto utili. Vedi qui la cavalleria nemica continua a caricarmi. E fra poco questa unità sarà circondata. Faccio avanzare la mia guardia del generale, perché vedevo che qui nel lato destro si stava mettendo male. Sicché dovevo fare qualcosa prima che venivo circondato del tutto. Stata una mossa un pochino azzardata perché poteva morirmi il generale e poi erano cazzi, però non potevo fare nient'altro. Ecco, faccio caricare il mio generale. E non so perché caricano mezzi soldati, però boh. Questa parte ora si vedrà la cavalleria che fra poco fuggirà, però per ricaricarmi, non è perché abbandona il campo. Sicché do con la mia guardia del generale, do un po' una mano su questo lato. E vediamo un po'. Di qua vedo che i miei soldati hanno ucciso tutti i nemici. Non me ne ero accorto, infatti questa unità era a riposo, stava ferma. E non mi ero accorto che avevo sterminato tutti i nemici da questa parte. Infatti, quando mi accorgerò, li farò caricare. Qui la battaglia è sempre così. Per ora sembra la pari. Un pochino di vantaggio ce l'ho io. Qui muore il generale nemico. È una cosa molto buona. Qui questa unità di cavaliere continua a caricarmi, però con l'unità del generale comunque ce la faccio a tenerla d'occhio. Comunque poi mi sembra, ora me ne accorgo che mi manca questa unità ferma, non me ne sono ancora accorto. Qui continua a caricarmi sta maledetta unità. Lì tutta la cavalleria mi carica, però ce la faccio a difendere, a resistere. Ecco, guarda la cavalleria che mi continua a caricare. Ecco, andiamo un pochino avanti il video perché qui tanto è sempre uguale. Continua tutto un caricare qui. Così, e ora succede la cosa più bella, che gli elefanti iniziano a caricarmi anche loro. Meno male che me ne accorgo subito. E sì che io mando addosso un'unità per almeno interrompe un pochino. Però qui vabbè boh si bug. Poi ho mirato le baliste contro gli elefanti che almeno fanno più danno. Ho mandato anche un'unità di lancieri. Questa unità contro gli elefanti perché sennò era veramente un danno. Ecco, unità di. Vabbè, poi lasciate perdere il bug che è una mod, sì che è normale ci sia un po' di bug. Comunque, tre unità di. Tre cavalli di. Sì, buona, tre elefanti sono stati eliminati. Gli altri due si sono infuriati e sono scappati. Sono scappati via. Qui, come si vede, l'unità nemica non ce n'è quasi più. Sono tutti indietreggiati, non è rimasto più nessuno. Sono stati tutti sterminati, a parte questa unità di cavalleria che è dall'inizio che mi rompe le palle, però fra poco verrà sterminata anche questa. E qui tanto ci sono gli arcieri nemici, continuano a spararmi frecce. Poi faccio avanzare le mie unità perché sennò se rimango lì sono sotto assedio tutto il tempo, sì che non potrei fare nulla. C'ho soltanto un'unità di. Mi era rimasta, mi sembra, un'unità di arcieri, sì che non era tanto. Invece loro era continua pioggia di frecce.
maledetti. Le mie catapulte erano state distrutte, erano state le baliste, che va lì, sono stati decimati i miei soldati. E ora qui, questa moneta unità non me ne ero accorto, non era ancora morta, ma anche caricata da dietro non me ne ero proprio accorto. E qui iniziavo ad avanzare i miei soldati con le mie catabaliste. Da qui vabbè, tanto la battaglia è un pochino noiosa, ormai la battaglia è finita. Cioè è finita, ancora no, però. Qui c'è un'unità di arcieri che mi carica perché ha finito le frecce, credo. O solo perché tentano il suicidio, cioè. Perché la mia unità di lancieri stanno avanzando. Sì, credo che abbiamo finito le frecce. E sotto le frecce anche le alleate vengono uccisi. Beh, qui non c'è scampo per loro, cioè, alla fine. Questa unità di cavalleria ancora. Cioè, qui è rimasta questa unità di arcieri, di balestrieri. Ecco, qui il mio generale era stato eliminato con una catapulta. Sicché anche il mio generale era morto. Però ormai non è mai più nulla dei nemici. Sicché anche se è morto il generale, non si perderanno d'animo. Qui non me ne ero accorto. C'erano queste benedette unità che mi aveva caricato i miei arcieri. Infatti me ne sono accorto e i lancieri l'ho mandato indietro per difenderli. Li ho fatti indietreggiare. Qui c'è il tenuta dallo sbaraglio. Cioè tutti a scappare. Mi è rimasto soltanto queste due unità di catapulte. Questa unità di arcieri. Poi gli altri sono tutti a scappare. Qui distrutto una catapulta. Non c'è rimasto quasi più niente. Qui faccio carica i miei soldati contro questa unità di arcieri che ormai si sono arrese anche loro. Cercano il corpo a corpo. E sì che qui l'unità di cavalleria è stata eliminata. I miei balestrieri continuano a sparare a frecce. Che è rimasta l'unità di questi catapulti, della catapulta che scappati. Sta di arcieri, così bla bla bla. Andiamo avanti. Tanto ormai la battaglia è finita. Carico quest'ultima unità di catapulta. Di uomini con la catapulta. Quindi l'unità di arcieri che mi hanno scassato il cazzo per mezz'ora. Perché continuavano a scappare. Sicché i nani sono lenti. Sì, che c'è tipo stato mezz'ora a inseguirli. Poi qui mi sembra che c'era un'unità di catapulte che infatti era venuta addosso agli arcieri. Però poi scappano. Faccio avanzare tutti. Ormai l'esercito nemico è distrutto. Cioè è rimasta soltanto questa unità di merda che continuava. Però poi continua a scappare. Però poi alla fine si arrendono. Mi caricano e li uccido tutti. E niente. Ragazzi, questo video è finito. Ci sentiamo al prossimo video.